Ciao ragazze e benvenuti a questa nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. Ciao Mara! Ciao Luca, ciao ragazzi e ben ritrovati. Intanto ci vogliamo scusare per aver saltato un appuntamento con il podcast la settimana scorsa, ma ci sono state delle ragioni di forza maggiore che ci hanno impedito di prepararla e di pubblicarla in tempo. Quindi questa settimana recuperiamo con un caso tra l'altro molto particolare, vero Mara? Beh, la storia che raccontiamo oggi è piuttosto insolita, e non tanto per l'argomento, ma quanto per il luogo in cui è avvenuta. Sì, perché non so se ci avete mai fatto caso, ma è difficile che si senta parlare di eventi spiegabili accaduti in Francia. E proprio mentre facevo le ricerche per il caso di cui parleremo oggi, ho cercato di capire che rapporto hanno i francesi con il paranormale. E devo dire che i francesi sembrano più inclini allo scetticismo che alla superstizione. Sarà che è la patria dell'illuminismo, ma sono, per così dire, cartesiani. Ecco, sarei questo termine. Ad esempio, ci sono tanti castelli nella regione della Loira, e castelli molto antichi in cui ovviamente nel corso della storia sono morte delle persone, alcune magari sono morte anche in maniera molto tragica. Quindi in Francia hanno queste belle leggende sui fantasmi che popolano i castelli, però non hanno molto altro in realtà. Poi c'è da dire che anche noi in Italia abbiamo un sacco di castelli infestati, probabilmente in ogni città italiana c'è almeno un maniero o un castello infestato, però in Italia abbiamo anche una varietà di leggende di altro tipo, di altro genere. Invece i francesi no, a loro dei fantasmi, dei demoni, degli UFO e chi più ne ha più ne metta, pare che gliene freghi veramente poco. Quindi la storia che raccontiamo oggi è praticamente unica nel suo genere, perché forse è l'unica storia davvero inspiegabile accaduta in Francia. Beh, io direi che non ci resta altro da fare che raccontarla. Ecco quindi La Maison Sanglante. Francia, 1985. Lucie e Jean-Marc Belmet sono sposini freschi di nozze. Hanno deciso di acquistare una casa in Rue des Canonniers, nel quartiere di Rémicourt, a Saint-Quentin, un paesino di 60.000 anime nel nord della Francia. Vi si trasferiscono in agosto e in breve la rendono il loro perfetto nido d'amore. Tuttavia, per qualche motivo che non riesce a spiegare razionalmente, appena un mese dopo il trasloco, Lucie comincia a sentirsi a disagio in quella casa. Jean-Marc fa il camionista, un lavoro che a volte lo tiene a lungo lontano da casa, e Lucie passa le giornate in solitudine. Ha solo il suo cane a tenerle compagnia. Una mattina, dopo che il marito è uscito per andare a lavorare, la donna scende in cucina per prepararsi la colazione e nota delle strane macchie di colore rosso sul bancone della cucina. Una serie di piccole macchioline rotonde, come se qualcosa fosse schizzato fuori da una bottiglia o da una pentola, imbrattando la superficie del bancone. La prima cosa a cui pensa Lucie è che forse la sera precedente non ha pulito a dovere la cucina. Che imbarazzo, riflette. Se Jean-Marc ha notato quelle macchie rosse, chissà cosa penserà di me. Così si affretta a rimuoverle, non dandogli più di tanto peso. La sera stessa, però, in camera da letto, si accorge che anche sui suoi vestiti appesi all'appendiabiti ci sono delle macchie, uguali a quelle che ha trovato in cucina. Si guarda attorno, confusa, e all'improvviso vede quelle macchioline rosse dovunque, sulle lenzuola del letto, negli angoli della camera e sulle pareti. Jean-Marc la rassicura. Hanno appena ridipinto le pareti. Può essere che la nuova vernice, un po' scadente, stia lasciando emergere lo strato di pittura sottostante. Eppure Lucie non è soddisfatta di quella spiegazione. Si sente oppressa da un cattivo presentimento, al punto da non riuscire a dormire la notte. Col passare dei giorni, lo strano fenomeno si intensifica. Per quanto lei si ostini a pulire e lucidare, il liquido rosso compare negli angoli e sulle pareti di ogni stanza della casa, sul pavimento e sui mobili. La donna è sempre più angosciata e spaventata, finché una notte la coppia viene svegliata da rumori insoliti che provengono dal pian terreno. Porte che sbattono, stoviglie che vanno in pezzi, mobili che si spostano e lamenti come di una persona che stia agonizzando. Quando Jean-Marc scende a controllare se ci sia un intruso nella loro cucina, non trova nessuno. Anzi, ogni cosa è al suo posto. I mobili non si sono mossi. Non ci sono cocci di stoviglie sul pavimento. Le porte sono chiuse come le ha lasciate prima di andare a dormire.
Ma allora cosa diamine è appena successo? Lucy, come prevedibile, è sempre più angosciata. Jean-Marc, che sulle prime era rimasto molto scettico, intuisce che la moglie è sull'orlo di una crisi di nervi e decide di chiamare la polizia. Magari i rumori provengono dalla casa accanto, o magari qualcuno sta facendo loro uno scherzo di cattivo gusto, ma vuole andare a fondo della questione. I due poliziotti, arrivati sul posto, il capo di brigata Guy Piet e il brigadiere Pierre Cepparo, perlustrano l'abitazione. La loro prima ipotesi è che il cane di Lucy abbia qualche ferita aperta, ad esempio sulla coda, e che scodinzolando abbia fatto schizzare del sangue sulle pareti. Lucy controlla il cane, che come c'era da immaginarselo non ha ferite di alcun tipo. Ma proprio mentre gli agenti stanno per liquidare l'intera faccenda, attribuendola allo stress del trasloco o alla noia di Lucy, che passa le giornate in solitudine, accade qualcosa di strano. Si sente battere sui muri, dei colpi sordi dietro le pareti. Uno dei poliziotti sale a controllare al piano di sopra e, non trovando nulla, decide di fare qualche domanda ai vicini. D'altronde, le case a Saint-Quentin sono così attaccate le une alle altre che si sente tutto. Ma i vicini di casa di Lucy non hanno fatto alcun rumore insolito. Per gli agenti, Piet e Cepparo, la faccenda inizia a prendere una piega bizzarra. Sono appena stati testimoni di un fenomeno apparentemente inspiegabile. È il caso di indagare. Prelevano quindi un campione di liquido rosso che imbratta le pareti di casa Belmè e lo fanno analizzare. I risultati del test scioccano tutti. Si tratta di sangue umano. Jacques Chancé, il biologo incaricato della perizia, sostiene che il sangue analizzato ha subito delle alterazioni proteiche, biologiche o chimiche e che non reagisce come sangue fresco. Dal momento in cui vengono annunciati i risultati, la notizia passa di bocca in bocca. E all'improvviso, la casa di Belmè si rende nota in tutta la Francia come la Maison Sanglante, ovvero la casa che sanguina, attirando ovviamente l'attenzione di curiosi e giornalisti, ma anche di medium, sensitivi ed investigatori del paranormale. Lucy vede il campanello di gente ferma davanti alla porta di casa o che la spia dalle finestre e diventa sempre più paranoica. Un giorno, mentre il marito è al lavoro, rientra a casa dopo aver fatto la spesa e trova la porta che conduce al seminterrato aperta. Ma lei, quella porta, è sicura di averla lasciata sempre chiusa. Si fa coraggio e inizia a scendere le scale. Ma ha fatto appena 3 gradini quando la porta si richiude bruscamente alle sue spalle. Terrorizzata, torna di corsa di sopra per scoprire che non c'è nessuno in casa. La situazione è diventata ormai insostenibile. I poliziotti suggeriscono un metodo, forse banale ma infallibile, per scoprire se qualcuno si sta introducendo di soppiatto in casa di Belmè per spaventarli. Lucy e Jean-Marc puliscono accuratamente le stanze, spargono della farina sul pavimento di tutta la casa, chiudono a chiave la porta dall'esterno e vanno a stare in albergo per qualche giorno. Quando tornano ed entrano in casa insieme ai poliziotti, sul pavimento non ci sono impronte di nessun tipo, ma le pareti sono di nuovo imbrattate di sangue. Si guardano in faccia sconcertati e capiscono che è il momento di chiedere aiuto a qualcun altro. Per prima cosa, Lucy e Jean-Marc si rivolgono a un medium, il quale, dopo aver esplorato la casa e interrogato gli spiriti con un pendolo, giunge alla conclusione che Lucy sia una donna particolarmente ricettiva nei confronti delle entità spiritiche. Afferma anche di aver individuato l'origine del problema in un luogo specifico della cantina. Sotto lo sguardo vigile della polizia si scava nel punto indicato dal medium. Durante gli scavi, il capo brigadiere Piet si sente toccare ripetutamente sul braccio sinistro, come se qualcuno stesse cercando di attirare la sua attenzione. Ma quando si volta, non c'è nessuno. Piet è un uomo robusto e con i piedi per terra. Eppure in quel momento gli corre un brivido lungo la schiena. Vorrebbe scappare da quella casa, ma il senso del dovere lo tiene inchiodato lì. Dopo ore di tentativi, però, dagli scavi non emerge nulla. Visto che un esperto di paranormale non sembra in grado di aiutarli, i coniugi Belmè chiamano un prete per far benedire la casa. Se solo potessero, gli chiederebbero di eseguire un esorcismo, ma gli esorcismi si limitano alle persone possedute, mica alle case. L'unica cosa che il prete può fare è spargere acqua benedetta e recitare qualche preghiera. I coniugi Belmè rientrano in casa sperando di essersi lasciati quella brutta esperienza alle spalle, ma i fenomeni ricominciano. Sono stanchi, spossati, la notte non riescono a dormire. Insomma,
non c'è altro da fare se non vendere tutto e trasferirsi altrove. Dopo anni di infruttuosi tentativi di vendere la casa sanguinante, tuttavia si rassegnano e la fanno demolire. Ed è proprio quando gli operai si mettono al lavoro per radere al suolo l'abitazione che fanno una scoperta. Uno di quei ritrovamenti che farebbero venire la pelle d'oca a chiunque. Sotto le fondamenta, infatti, vengono rinvenuti i cadaveri di 50 soldati tedeschi, morti durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco l'origine di tutto. Se Benny Belmè stentino a credere a quanto emerso dalle profondità della terra, finalmente capiscono cosa potesse esserci all'origine della Maison Sanglante e dello strano fenomeno del sangue umano. Ad ogni modo, si dice che nella nuova casa costruita sulle macerie della casa maledetta pare non siano più avvenuti fenomeni paranormali. E questa, ragazzi, è la storia che con qualche leggera variazione viene riportata da molti siti che trattano casi legati al paranormale. Ma quanto c'è di vero in questa vicenda? Come spesso accade con questo genere di storie, quando vengono raccontate a più riprese, alcuni dettagli finiscono per essere esagerati, dando risalto agli aspetti apparentemente inspiegabili, a scapito di tutti gli altri elementi che invece potrebbero condurre a una spiegazione logica. L'esempio più lampante riguarda l'ubicazione della Maison Sanglante. Già, perché anche se la maggior parte delle fonti riferisce che si trovava al numero 21 di Rue des Canonniers, la sua esatta ubicazione sarebbe invece al numero 74 di Cité des Muleuses. Se non si è d'accordo nemmeno sull'indirizzo esatto, quanto può essere attendibile il resto del racconto? Teniamo anche conto che l'attenzione mediatica nei confronti del caso avrà sicuramente contribuito ad esagerare l'aspetto soprannaturale. Un anno dopo i fatti, il programma televisivo francese Mystère mandò in onda un servizio in cui si ricostruiva la vicenda con degli attori e intervistò alcuni testimoni. Tuttavia Mystère non è esattamente uno show di divulgazione obiettiva. Alcuni elementi sono stati ingigantiti, mal interpretati, addirittura suggeriti o sottintesi allo scopo di fare più ascolti. Probabilmente all'epoca qualcuno avrebbe raccontato qualsiasi cosa pur di farsi riprendere dalle telecamere di uno show televisivo ed ormai impossibile distinguere il vero dal falso. Se volessimo fidarci esclusivamente della testimonianza di Lucy, gli avvenimenti inspiegabili sembrano quelli tipici di un fenomeno poltergeist. Porte che sbattono, pentole che cadono, avete presente, no? Ma se i fenomeni sono scomparsi quando i Belmè si sono trasferiti, vuol dire che l'entità spiritica aveva preso di mira Lucy e si era legata a lei? E in quel caso, che ne è stato di Lucy? Possibile che di lei da quel momento non si sia mai più sentito parlare? L'unico dettaglio che non è mai stato smentito è il fatto che il sangue sulle pareti fosse umano. Tuttavia, come sostenne il biologo che effettuò la perizia, non era fresco. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che Lucy, coscientemente o no, si prelevasse da sola del sangue e lo usasse per imbrattare le pareti. In questo caso si sarebbe trattato di un grave problema di natura psichiatrica, ma un problema così grave come fa passare inosservato la famiglia di una giovane donna. Ad ogni modo, inspiegabilmente, aggiungerei io, il sangue non è mai stato analizzato per capire se appartenesse a Lucy o a Jean-Marc, e anche questa rimane solo una delle tante ipotesi. Ma se c'è una cosa che proprio dobbiamo sfatare, è il ritrovamento di scheletri nelle fondamenta, perché è assolutamente falso, ve lo garantisco. Ma d'altra parte cosa non si scriverebbe per attirare lettori? La casa non è mai stata rasa al suolo, vi hanno abitato diversi inquilini dopo i Belmè e nessuno ha mai riferito fenomeni soprannaturali. La facciata è stata ridipinta, seppellendo il suo passato. L'uomo che l'ha comprata nel 2013 conosce la sua storia, conosce il suo passato. Intervistato da una rete locale ha detto, scherzando, che vive in una casa infestata, in cui non succede mai nulla. La cosa che lo infastidisce di più sono i curiosi, che tuttora vanno a bussare alla sua porta, chiedendo se la casa sanguina ancora. Beh, che dire di questo caso? Forse un po' troppo costruito in un certo senso, difficile da credere, no? Cosa pensi tu, Mara? Beh, Luca, ti dirò che io non sono ancora riuscita a farmi un'opinione certa riguardo alla Maison Sanglante. Il problema è che a nessuno è mai importato veramente indagare su questa storia. A parte il fatto che su internet la storia viene riportata solo su alcuni siti francesi e non se ne è mai parlato molto in altri paesi. Quindi di dettagli, secondo me, ce ne sono davvero troppo pochi per farsi un'idea di cosa sia accaduto davvero.
Poi voglio dire, se hanno scoperto che era davvero sangue umano, perché non fare ulteriori analisi? E scoprire se apparteneva magari a uno dei due di Lucio Jean-Marc? Non so. Invece no, cioè, quando i Belmè hanno deciso di cambiare casa, nessuno si è più interessato alla faccenda. E anche riguardo al programma Mister, che ha ricostruito la storia nel 92, quindi 6 anni dopo i fatti, e che tra l'altro la Maison Sanglante è stato il primo argomento della primissima puntata di questo programma. Il problema qual è? Che il programma Mister non è assolutamente affidabile. Il programma nacque come l'alternativa francese al noto programma americano Unsolved Mysteries. E all'epoca, negli anni 90, fu una cosa molto innovativa, perché in Francia non esisteva nessun programma di questo genere. E forse questo avrebbe dovuto far riflettere i produttori. Infatti durò solo 2 anni, dal 92 al 94, perché non fu accolto benissimo dal pubblico. Anzi, fu molto criticato perché si riteneva che il programma facesse sensazionalismo sul paranormale, facendo leva ovviamente sulla leggenda, sulla superstizione, senza dare peso a eventuali spiegazioni razionali e scientifiche. A quanto pare ai francesi questa cosa non andò giù. Quindi il programma durò poco e fu molto attaccato dalla critica. E, come dicevo all'inizio, quello francese sembra essere un popolo di insanabili scettici. E quindi anche dopo la cascata di critiche, perfino lo staff della trasmissione si vide costretto ad ammettere che nelle interviste e nelle ricostruzioni fatte durante gli episodi del programma avevano mescolato cose vere e cose completamente inventate. È che in un programma del genere si condisca il tutto con una buona dose di fatti inventati, giusto per rendere le vicende più paranormali, accattivanti, non mi stupisco. Però è sorprendente vedere come i francesi non si facciano abbindolare così facilmente, no? Beh, ormai se la casa non sanguina più, passano il termine, possiamo solo fare delle congetture. Certo, non dobbiamo immaginarci una casa col sangue che cola in stile Shining, erano solo delle macchioline rotonde di sangue rappreso. Ma probabilmente una spiegazione scientifica c'è, è solo che nessuno si è mai interessato di trovarla, a quanto pare. E se proprio devo dire la mia, penso che si sia trattato di un problema di Lucy. Non saprei dire quale problema esattamente, se fosse di natura fisiologica o di natura psichiatrica, però mi sembra la cosa più verosimile. Non saprei, tu che ne dici? Sì, sono d'accordo con te. Propenderei di più sull'ipotesi di un problema di tipo fisiologico di Lucy, associato probabilmente anche a un disturbo di tipo psichiatrico, ma anche queste poi sono solo congetture. Sia come sia, credo che il caso della Maison Sanglante possa considerarsi chiuso ormai, e un mistero che rimarrà risolto dopo tutto. E arrivati a questo punto, direi che possiamo salutarci. Grazie a tutti per averci accompagnati anche in questa puntata. Mara, ti mando un abbraccio. E ti saluto Luca, saluto tutti voi ragazzi che ci avete ascoltato e alla prossima. E un abbraccio a tutti voi. Alla prossima! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.